Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero. Hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Piace tantissimo questa frase e mi smuove sempre tanto nel cuore. Perché in realtà è nascosto il segreto della nostra vita, in realtà. Perché nella nostra vita ci sono sempre tante persone che ci dicono cosa dobbiamo fare, cosa c'è di giusto e cosa c'è di sbagliato, e tutti questi sapienti, tutti questi dotti che pensano di sapere tutto quanto della tua vita, tutto quanto di te, invece Gesù dice, tu hai rivelato la vita ai piccoli. Non tanto semplicemente a dire ai bambini, a chi non capisce fino in fondo, perché a volte sembra quasi riduttivo. La fede è una cosa da bambino. No, l'hai rivelato ai piccoli, a chi accoglie. Il piccolo è colui che accoglie, è colui che non si mette al primo posto, colui che pensa di sapere tutto quanto nella vita, ma di colui che sa accogliere, di chi sa mettere al primo posto qualcun altro, come un bambino che non mette al primo posto tutto quello che sa, ma quello che un'altra persona gli dice. E penso che nella festa di oggi, la festa di San Francesco, sia proprio bello questo, che nel momento, nel fiore della sua vita, della sua giovinezza, Francesco ha avuto l'intuizione più bella, che da tutte le cose che poteva fare, i sogni fantastici delle armi, di conquista, di guerra, di tutto quello che poteva fare, a un certo punto intuisce che c'è qualcos'altro, che c'è un altro che vive in lui, che Cristo ha conquistato la sua vita e di fatto tutta la sua vita diventa quel diventare piccolo, quell'essere piccolo, anzi, per manifestare non se stesso, ma qualcun altro. E diventa così, anzi, e così Francesco è stato ed è un Vangelo vivente. In lui vive qualcun altro, in lui vive la luce di Cristo. Ed è la bellezza che ci chiama e che ci attrae anche noi, in realtà, a non essere più noi al centro della nostra vita, ma a far permettere di vivere qualcun altro. E così possiamo fare come ha vissuto Francesco, cantando la creazione, cantando la bellezza della vita, cantando la bellezza della vita di Cristo che vive in noi.